Buonasera telespettatori, ben ritrovati, c'è la cronaca in apertura. Hanno commesso un furto all'Esselunga di Borgo Manero e poi hanno scippato una cliente anziana all'esterno. Tre persone sono state arrestate subito dopo i fatti dai carabinieri che si sono messi all'inseguimento della loro auto, fermatasi poi in via Rona all'altezza di un passaggio a livello chiuso definitivamente. L'episodio si è verificato nella giornata di ieri, la fuga dei tre arrestati, come dicevamo, immediatamente dopo il fatto è durata davvero poco. Ancora cronaca, commozione a Gagliate per la scomparsa a 73 anni dell'ex vice sindaco e assessore comunale Flora Ugazio. Alle ultime elezioni amministrative si era presentata con una lista civica a sostegno del sindaco di centrosinistra Alberto Cantone. Flora Ugazio è mancata improvvisamente e lascia il paese nel dolore. Era conosciuta e stimata trasversalmente negli ambienti politici. Ed ora andiamo in Ossola, a Macugnaga, dove il presidente della regione Piemonte, Alberto Cirio, ha effettuato un sopralluogo nei territori colpiti dall'alluvione che si è verificato un mese fa. Con che impegni lascia oggi Macugnaga? Beh, innanzitutto lo lascio con grande gioia nel cuore, perché ho ricevuto tante attestazioni di riconoscenza per l'impegno che la regione ha messo in campo in questo mese, dove i volontari hanno fatto un lavoro straordinario. La protezione civile regionale è riuscita, insieme ai sindaci, insieme alle forze dell'ordine, ai vigili del fuoco, a garantire che non ci fossero vittime e che oggi, a un mese da quanto è accaduto, Macugnaga è pronta ad accogliere i turisti così come lo era un mese fa. Gli impegni sono quelli del rilancio. La gestione delle calamità naturali è fatta di una prima fase dove si salvano innanzitutto le vite e poi si ritorna alla normalità, e questa è stata fatta. La seconda fase è quella di ripartire e soprattutto trasformare, come siamo abituati a fare noi piemontesi, quella che è una disgrazia in un'opportunità. L'opportunità è stata consolidata attraverso la partecipazione a questo bando nazionale col ministro del turismo, che è stata presente qua nelle scorse settimane, su cui la regione darà tutto il proprio supporto tecnico-politico perché possa andare a buon fine, e poi anche la parte relativa agli investimenti nostri della regione. Noi abbiamo già 4 milioni e 2 che sono stati stanziati per gli interventi, sto parlando naturalmente dell'adeguamento e l'ammodernamento degli impianti di risalita, e che permette di costituire la base su cui intervenire con un cronoprogramma molto serio e molto dettagliato. Nessuno rimarrà indietro, ma soprattutto lavoriamo, e lo stiamo facendo anche con un'ampia promozione finanziata dalla regione, perché gli alberghi siano pieni, le strutture siano piene, ma soprattutto passi un messaggio chiaro: Macugnaga è pronta ad accogliere i turisti di tutto il mondo, così come lo era un mese fa, anzi meglio ancora, e soprattutto lo sarà nei prossimi anni. Nel corso di questo incontro lei ha ricevuto un messaggio importante da Roma che riguarda la calamità naturale che lei ha chiesto nelle ore successive all'alluvione. Noi abbiamo già trasmesso quanto era di competenza regionale e mi è stato confermato che nel CDM, cioè nel Consiglio dei Ministri del 7 di agosto, verrà deliberata la calamità naturale e coperte in questo modo tutte quelle che si chiamano le somme urgenze. Sindaco, è soddisfatto delle rassicurazioni avute da Cirio? Quando fa delle rassicurazioni o prende degli impegni, li mantieni, perché io sono più che soddisfatto. Ed ora voltiamo pagina e parliamo dell'importanza delle donazioni di sangue nel periodo estivo. Andiamo all'ospedale Maggiore di Novara per fare il punto della situazione. Ci sono anche tante realtà del territorio che sostengono iniziative, acquisti insomma di macchinari fondamentali. Ecco, un commento a come il territorio aiuta e viene aiutato. Allora, il territorio ci sta aiutando tantissimo, tante sono le associazioni di volontariato in primis che danno una mano quotidiana nei nostri reparti. Non voglio citarle, ma perché non me le voglio dimenticare qualcuna. Credo che quando fanno gli incontri delle varie associazioni io sono sempre presente proprio per ringraziarli, perché se lo meritano, perché sono bravi, perché oltre a fare quell'attività raccolgono fondi. Questi fondi poi vengono destinati a molte attività ospedaliere e questo non può che interessarci. Aggiungo il fatto, comincio già a dirlo, noi da tempo abbiamo un nostro conto corrente all'interno della Fondazione Comunità del Novarese.
ne faremo una conferenza stampa, spiegheremo i dettagli. In questa fondazione Comunità del Novarese si può entrare, si può fare la propria donazione sapendo che può essere destinata a scopi specifici ospedalieri. Questo è una cosa che spiegheremo prossimamente e che quindi avrà un suo dovuto risalto. Il direttore Julian cosa augura a se stesso? Beh, intanto auguro anche a me la salute, che c'è sempre bisogno. E in più, davvero di completare le operazioni propedeutiche al nuovo ospedale. La città se lo merita, i pazienti se lo meritano. Questo è come si, la cosa migliore che posso attendermi. Naturalmente, spero anche, per quanto le mie forze lo consentano, di essere ancora qui per il tempo necessario per vedere almeno l'inizio delle opere che abbiamo cominciato. Attenzione alle truffe, i consigli della polizia locale. Promuoviamo insieme e diffondiamo la campagna di sensibilizzazione e informazione rivolta soprattutto agli anziani per combattere l'odioso fenomeno delle truffe. La conduce la Polizia Locale di Novara, i cui agenti in queste settimane stanno girando il centro, le periferie e i mercati della città per promuovere l'iniziativa Non farti ingannare. Si tratta di una campagna appunto che detiene la delega alla Polizia Locale e alla sicurezza, finalizzata a dare un sostegno concreto ai cittadini attraverso la sensibilizzazione e la diffusione delle informazioni sulle truffe che purtroppo colpiscono anche la nostra città. Consigli utili e pratici per evitare di diventare vittime di questo fenomeno, contattare e segnalare i numeri giusti eventuali tentativi di mettere a segno questo reato. Spesso non ci rendiamo conto che intorno qualcuno ci sta controllando, magari al bancomat, per strada, peggio ancora quando si presentano sconosciuti in casa spacciandosi per tecnici del gas o dell'acqua. Con questa campagna vogliamo diffondere il più possibile la necessità di fare attenzione e verificare sempre l'identità di chi ci si presenta dinanzi con una telefonata agli agenti di polizia locale o alle altre forze dell'ordine. Andiamo a Trecate, dove nei giorni scorsi si è concluso il corso professionale gratuito per diventare assistente familiare. Sentiamo tutti i dettagli. Si è concluso con successo anche questo corso, soddisfatti comunque anche dell'adesione. Come amministrazione comunale siamo assolutamente soddisfatti. Il tutto nasce appunto da un'idea dell'assessore Rosa Criscuolo, l'assessore alle politiche del lavoro, e da lì i nostri uffici hanno lavorato per attuare quello che era un punto importante del nostro programma amministrativo, cercare di favorire l'inserimento nel mondo del lavoro delle persone disoccupate. E questo progetto si inserisce esattamente con un altro progetto che era quello che abbiamo avviato alcune settimane fa per i mulettini. Per quanto riguarda la logistica, oggi invece per le persone che si inseriscono nel mondo del lavoro collegato alle case di riposo e la grande partecipazione e la grande presenza, questo testimonia il fatto che era un'idea assolutamente positiva che si è trasformata in azione. Questo è il secondo corso che abbiamo avviato, sempre con, diciamo, questi fondi degli idrocarburi. Abbiamo appunto stanziato questi 35.000 euro destinati a questo corso per OSA, assistente familiare, che appunto con l'ultima DGR dà la possibilità a chi possiede questo attestato di poter lavorare in tutte le strutture sanitarie e non della regione Piemonte, con, diciamo, la possibilità di poter poi completare l'iter. Il percorso formativo, quindi accedendo a quella che è poi la formazione per OSS entro il 2026. Questa è stata una grossissima opportunità per tante persone, sono anche contenta perché molte di loro mi confermavano stamattina che hanno già iniziato a lavorare presso strutture sia sicuramente del territorio anche di Trecate. I partecipanti, allora, come sempre siamo partiti con il massimo, diciamo, i 25. Diciamo che era il limite massimo, poi hanno concluso questo iter in 16. C'è anche un uomo, era l'unico uomo perché comunque è una professionalità particolare, una professionalità di cura e di assistenza e quindi è molto più vicina a quella che è un pochino, diciamo, il mondo femminile, ma comunque ci sono anche uomini, c'è stato un uomo che ha partecipato ed è insomma, è una soddisfazione anche questa. Circa 80 bambini di recente hanno partecipato all'iniziativa di educazione stradale Piccolissime Ruote Crescono, organizzata dalla Federazione Motociclistica Italiana nel comune di Gagliate. Ma sentiamo.
Si è concluso con grande successo anche questo mini corso di educazione stradale sulle due ruote della Federazione Motociclistica Italiana. Com'è andata e da quanti anni organizzate questi corsi a Gagliate? Da tantissimi anni lavoriamo anche a Gagliate per l'attività per l'educazione stradale per i ragazzi. Questo corso è stato il primo corso in Piemonte per utilizzare il progetto Piccolissime Ruote Crescono, cioè un corso dedicato dai 3 ai 6 anni fatto in scuola, in questo caso durante il GRES. Quindi grazie alla professoressa Giannoni siamo stati convocati e abbiamo inserito questo progetto che ha già dei precedenti in Lombardia. Cosa avete fatto durante questo corso? Abbiamo fatto delle attività sempre sul posto, dove abbiamo fatto vedere i cartelli stradali, abbiamo spiegato la differenza, abbiamo giocato ma anche coinvolto i ragazzi a riconoscerli, poi abbiamo fatto un po' di segnaletica verticale, orizzontale, complessiva e in questo caso abbiamo anche dato dei consigli su come comportarsi quando c'è da attraversare la strada con i genitori chiaramente o comunque sia come essere sempre visibili. Dopodiché abbiamo anche fatto attività dove abbiamo messo in bicicletta i bambini e per qualcuno era anche la prima volta e quindi è stato anche una cosa interessante per fare un po' di attività di prima guida, insomma. In questo caso le moto non le abbiamo usate perché c'erano 80 bambini, l'età è molto bassa, quindi in questo caso si va sul bilanciamento, quindi bastano le biciclettine per incominciare. Questo è stato il primo corso in Piemonte per i giovanissimi, però non è appunto la prima volta che organizzate questi corsi sul territorio. Quest'anno abbiamo avuto il patrocinio addirittura del Ministero direttamente dell'Istruzione sulla piattaforma del MIUR. Quindi tutti i corsi che sono stati attivati dagli insegnanti, sia per quanto riguarda le scuole elementari che le medie, sono stati patrocinati dal Ministero, quindi era semplicemente il libero arbitrio del docente e del dirigente scolastico di attivare la nostra richiesta, la nostra presenza, e noi abbiamo girato tutto il Piemonte, è stato un grande successo. Andiamo a Vercelli, ancora aperto fino al 5 agosto il Luna Park, l'intervista all'assessore Sabatino. Luna Park di Cascina Borghetto per i bambini vercellesi, fino al 5 agosto, tanto divertimento, assessore. Sì, tanto divertimento, anche quest'anno c'è il nostro Luna Park, abbiamo fatto una bellissima inaugurazione grazie al nostro assessorato alle politiche sociali con il nostro assessore Valeria Simonetta e con le politiche giovanili, il nostro assessore Martina Locca, in cui abbiamo dato la possibilità a tutti i nostri bambini speciali di Vercelli di fare l'inaugurazione usufruendo di 1 ora e mezza, 2 ore di giri gratuiti offerti da parte dei giostrai, perciò abbiamo dato 2 ore di felicità a questi bimbi che hanno goduto dell'inizio del Luna Park. Credo che sia una bellissima manifestazione e per loro è stato un bel divertimento. Adesso il Luna Park è aperto per tutti i bambini, sempre con attenzione alla sicurezza, viste le notizie di cronaca che insomma arrivano in questo periodo, quindi magari i genitori sono un po' preoccupati. No, noi abbiamo fatto una commissione che ha potuto appurare che le norme di sicurezza ci sono tutte, stiamo molto attenti perché quello deve essere alla base di tutti i nostri eventi, la sicurezza è la prima questione, bisogna starci veramente attenti e secondo noi anche loro sono stati molto molto attenti alle norme di sicurezza, perciò dovremmo essere tranquilli, però teniamo sempre gli occhi bene attenti. E adesso vi parliamo di un'utile app dedicata ai parchi della Valsesia. C'è da qualche mese una app che per quest'estate 2024 dobbiamo avere tutti. Si chiama Parchi Valsesia. Con noi il presidente del Parco Naturale Alta Valsesia, un'app preziosissima perché ci sono tutte le informazioni che riguardano i nostri parchi. Assolutamente sì, abbiamo migliaia di contenuti all'interno di questa applicazione che è stata programmata grazie all'aiuto di alcuni giovani valsesiani, appunto dell'associazione Al Group, insieme al nostro personale, che ha dato corpo, ha dato contenitore finalmente a quello che prima forse era un po' più fumoso, il Parco Naturale Alta Valsesia Alta Valstrona e il Parco Naturale del Monte Fenera, gestiti dall'ente gestionale protette Valsesia, probabilmente anche nella mentalità della gente non erano forse
a partire dai confini magari ben definiti. Questo invece ci permette di dare corpo invece a tutto quello che è la Valsesia, è i parchi, sono le aree protette, e ci permette di promuoverlo in maniera particolarmente efficace. Esatto. Benissimo, allora scarichiamo l'app, andiamo lì, leggiamo tutte le iniziative che ci sono, e poi se c'è qualche curiosità anche, ho visto che ci sono anche informazioni dal punto di vista delle specie arboree che ci sono, e tutto, tutto serve, tutto aiuta ad amare ancora di più la nostra bella Valsesia. Voltiamo pagina, libri, passione estiva, sentiamo. È estate, una serie di consigli di lettura per adulti e per ragazzi, a partire dall'ultimo libro di Isabella Allende, che noi conosciamo come narratrice di libri per adulti, ma che ci ha già sorpreso anche in passato con una serie di testi dedicati ai ragazzi. In questo caso si dedica, con le illustrazioni di Sandy Rodriguez, a raccontare la storia di Perla, una cagnolina magica. È un libro per ragazzi della scuola primaria o anche con le letture dei genitori per la scuola dell'infanzia, che ovviamente sottolinea l'importante valore dell'amicizia e di come la presenza di un amico, sia esso umano o animale, possa essere davvero una forma di magia. Giancarlo De Cataldo, invece, con Il bacio del calabrone, porta avanti la sua ricerca giallina pubblicato da Einaudi in stile libero, ed è un nuovo caso per Manrico Spinori. Il bacio del calabrone è ambientato nel mondo altolocato, dove molte volte è l'apparenza a contare più della sostanza, e quindi le cose si complicano sempre perché la verità non viene mai svelata con attenzione. Saggio, ma non per questo meno piacevole dal punto di vista della lettura, anzi molto intenso, il libro di Francesca Fagnani, che si intitola Mala, Roma criminale. Uno studio appunto saggistico su quelli che sono gli aspetti più nascosti di una Roma che purtroppo è segnata anche dalla presenza di bande criminali e lo è stato nel passato. Lei ricostruisce con attenzione, con uno sguardo molto attento, quelli che sono fatti di cronaca che ci consentono di comprendere anche il nostro presente. La copertina con Giordano Bruno è significativa per sottolineare come da sempre ci sia un'attenzione agli aspetti più nascosti della realtà. Petra Delicato torna invece con La donna che fugge di Alicia Jiménez Bartlett, in una storia che di nuovo la vede impegnata, lei asociale, strana ma molto intuitiva e molto più generosa di quello che sembra, alla ricerca di un'altra verità che riuscirà poi, perdonatemi il termine un po' banale, a fiutare e a scovare con la pertinacia e con l'attenzione che solo un segugio potrebbe avere. Ed ora passiamo alle armi antiche con il trofeo nazionale Kimoto. 26, 27 e 28 di luglio, quindi fine luglio, ad Agliate, il trofeo nazionale di avancarica, il secondo trofeo Kimoto. Sì. Com'è andata? Ci sono un sacco di prestazioni, si parla di 170 prestazioni, che per una gara di questa qui è una gara di campionato italiano. È la seconda gara o la terza gara di campionato italiano del campionato che 2024-2025. Che terminerà a giugno del 2025. Si parla di 170 prestazioni, quindi direi che è un buon risultato, considerando anche che è luglio. E tra l'altro in questa occasione sono presenti anche dei tiratori della nazionale svizzera, quattro tiratori, quindi il trofeo diventa anche internazionale. Esattamente, quest'anno. Qui abbiamo il colonnello Mirko Tantardini dell'esercito svizzero, sua figlia Maria, Stefano Fedele e Andrea Chiesa, che sono rappresentanti della squadra svizzera del Canton Ticino. Le specialità trattate sono pistole e fucile? Come sempre, armi corte, pistole, armi lunghe, fucile, originali e replica. E questo è il trampolino, è l'allenamento per il prossimo mese, nel quale la nazionale italiana dovrà, dal lato suo, portare i suoi tiratori a valleggio sul Mincio per difendere la bandiera. Quanti saranno i tiratori del poligono di Vegliate di Avancarica che parteciperanno ai campionati mondiali? 4-5 tiratori della nostra società di Vegliate parteciperanno ai prossimi mondiali, saranno il doppio orgoglio sia per la nazionale italiana e sia per la squadra di Vegliate. Mi fa piacere che ci sia molta partecipazione a questo trofeo di cui io aiuto, collaboro, essendo un gruppo di amici. Anche se io faccio un'altra attività parallela a questa, però mi fa molto piacere poter aiutare e coadiuvare
alla riuscita di questa manifestazione e vedo molta partecipazione tra l'altro. È davvero tutto, grazie per aver seguito il videogiornale e buon proseguimento di serata con i nostri programmi.